Il fraticello prende il volo. Uno scriba si avvicinò a Gesù e gli disse, Maestro, io ti seguirò dovunque andrai. Gli rispose Gesù, Le volpe hanno le loro tane, gli uccelli del cielo, i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro dei discepoli gli disse, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù rispose, Seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti. Per seguire Gesù non basta modificare il proprio modo di pensare, occorre uniformare anche il modo di vivere. Significa fare quello che lui ha fatto e nello sforzo continuo come lui lo ha fatto. Non si tratta di agire in fotocopia, ma nella realtà in cui si vive, dimostrare che egli è risorto e vive oggi in ciascun battezzato. Sono molti i modi di seguirlo. Vi è chi si consacra, Signore nella vita sacerdotale, chi lascia tutto per vivere nel chiostro, chi si sposa per formare una famiglia cristiana. Le modalità della seguela di Cristo sono innumerevoli e vanno dall'annunzio del Vangelo all'assistenza agli ammalati, dall'educazione della gioventù all'azione politica dal servizio delle varie attività parrocchiali all'impegno sociale per quartieri nelle città. A prescindere se si intossa l'atalare del prete o l'abito civile si segue Cristo vivendo lo Spirito delle Beatitudini, un cristiano che si cont contenta di non fare male a nessuno. Come può reggere al confronto con chi dice imparate da me, cioè con colui che soffrì e offrì la sua vita, principalmente per gli altri? Per chi è chiamato a seguire Cristo più da vicino, in quella forma così radicale e intima qual è la vita religiosa, L'anno del Nosiato è particolarmente impegnativo e mette il candidato davanti a scelte definitive che lo abituano ad attuare il progetto di Dio. Essere pescatori di uomini, stare con Gesù, mesi mandati a predicare in effetti quella della famiglia, li chiamò ed essi lasciato il loro padre, Zebedeo, sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Quelle dei beni materiali che danno garanzia nella società, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi veri non può essere mio discepolo. Quella della propria logica, fonte di autoaffermazione, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E questo spirito che si muove il, gio, il giovane novizio Frappio. La mattina del 22 gennaio Frappio, nelle mani del padre guardiano Francesco Maria, da Santiria Pianice, promette a Dio di vivere in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. Da questo momento l'anno della prova termine e quindi può lasciare il convento di Morcone. Considerata la culla dei fatti, questi infatti conservano un ricordo indelebile della, del tempo svolto a Morcone. La partenza per la nuova sede partono con Frate Vento e sorella Neve. Arrivano a, a Sant'Elia a Pianisi, indirizziti dal freddo. con con gli intumenti addosso congelati. Però a Sant'Elia trovano un cuore grande pieno di amore, e con un cuore pieno di fuoco e accende il fuoco e fa riscaldare questi, questi fraticelli che hanno affrontato la neve per raggiungere la nuova sede, e, e a tavola cerca il Padre Superiore. Di farli mangiare in abbondanza perché anche il corpo ha bisogno di riscaldarsi. Arrivarono a destinazione con i piedi scalzi e coperti di nevischio, ma trovarono il padre guardiano che li accolse con il calore dell'affetto e di una poderosa fiamma nel camino. Al fuoco comune, una stanza dove i frati si riunivano per riscaldarsi. E intorno al camino i tre nuovi ospiti potevano asciugare i loro panni anche perché la bisaccia che avevano portato non era traboccante di biancheria. In questa nuova sede hanno una sorpresa, o meglio, conoscevano il problema, ma desideravano subito incontrare questa sorpresa: la testimonianza del monaco santo. Santelia Pianisi, un tre anni prima dell'arrivo di questi novizi, era venuto a mancare il monaco santo, padre Raffaele, da Santelia Pianisi. Un frate povertà, un frate amore per i fratelli, un, un frate tutta preghiera, tutta dedizione. E davanti alla tomba de, del monaco santo cominciarono le loro preghiere e la preghiera della imitazione forse scelta migliore non si poteva offrire ai novizi. Dopo il tempo del noviziato, non subito in altri conventi pieni di attività, ma a Santelia Pianisi, dove in un certo senso si continuava la formazione spirituale ma più che con le parole dei superiori, con la meditazione sulla vita del monaco santo. Che bello! È importante questo, che nella vita delle comunità ci sia il monaco santo, in modo tale che i giovani possano prendere, più, più che dai libri, possono prendere dall'esperienza di vita come si vive la vita francescana che è preghiera, è obbedienza, è sacrificio, è gioia. Non ce lo dimentichiamo questo, che la vita francescana è un cammino di spiritualità, cioè di comprimere un po' le passioni umane e piano piano innalzarsi verso l'alto, pensare come angeli più che come, uh, come uomini terreni, ma con tanta gioia, con tanta serenità. Il frate di Francesco di Assisi è nato con la gioia e questa, e questa missione ogni novizio è chiamato a portarlo nell'esperienza della propria vita.